trovati a Chiang Mai in Thailandia. Siamo qui al Night Market, vieni di Brofoli, perché volevo farvi finalmente vedere un pochino di street food, quindi mi sto facendo fare un bel piattazzo di Pad Thai. Bene ragazzi, visto che sapevo che morivate dalla voglia di vedere altro street food proveniente dalla Thailandia, adesso che siamo qui al Sunday Market di Chiang Mai abbiamo deciso di fermarci a prendere qualcosina da mangiare. Io in realtà prima avevo preso già due spiedini, ma non l'ho filmato perché avevo fame e li ho mangiati in fretta e furia. Però adesso abbiamo visto un bellissimo banchetto che faceva il Pad Thai, che io non ho mai mangiato, anche se sono già venuto in Thailandia, e quindi ci siamo fermati. Come avete visto c'era quella bellissima wok con dentro i noodles già pronti, che vengono poi uniti in padella con le uova, i germogli di soia, quella verdurina strana che ancora non abbiamo capito cos'è, e poi c'è anche il tofu, che è questo qua giallo che vedete. Quindi io andrei ad assaggiare un bel malloppone. Si mangia con le bacchette questo, non col cucchiaio, e cioè ci hanno dato le bacchette, non so se anche al ristorante si mangia così, comunque di solito si mangia con cucchiaio e forchetta, ma questo con le bacchette. Anche i miei capelli non sono male. Comunque, madonna, piccantissimo. No, cazzo, non so se riesci a mangiarlo te. È molto molto piccante. Io ho detto spicy spicy, me l'ha fatto spicy. È morbidissimo. Tutti i sapori si combinano in una maniera incredibile. Le uova sbattute al proprio momento. Il tofu come al solito non sa di un cazzo, però vabbè. È tipo strabuono, veramente. Ha condito con sale, peperoncino, limone, te lo servono in questa pratica vaschetta di polistirolo, con sotto una foglia di non so quale pianta. Buono, veramente approvato. Questo diciamo che è il primo piatto che ci mangiamo stasera. Però no, siccome sono in vena di porcate, adesso andiamo ad assaggiare qualcos'altro. Mi sono fermato in un banchetto dove preparavano la seppia. Ho voluto prendere questo piattazzo di seppia, che è un po' caro perché è costato 150 baht. Ci siamo piazzati a mangiare qui in questo tavolino con questo simpatico signore che sta pure pulendo, senza che abbiamo, cioè non abbiamo comprato roba dal suo banchetto. Sta pulendo perché è gentile. Quindi andrei ad assaggiare perché ha proprio l'aria di essere la fine del mondo. Te la danno in questa bella vaschettina con due salsine. Una sarà piccante, questa non lo so. Questa è dolcissima, sembra miele. Ragazzi, fantastica. Guardate che meraviglia. È bellissima. È buonissima. Ti danno tre stecchini, ma io preferisco mangiarla su con le mani perché sono lurido. Adesso sentiamo cosa dice Serena. Cosa dico? Assaggia. Io uso il bastoncino. Comunque non abbiamo preso soltanto la seppia, ma abbiamo, cioè lei ha preso... Questo è un piatto tipico del nord della Thailandia, in cui qua c'è l'omelette con ingredienti vari dentro questa foglia. Quindi la cosa che mi ha colpito era proprio la forma del piatto in cui veniva servito. Ed è un omelette con i funghi, ma molto buona. Io non so che salsine ci usino insieme. E tra l'altro tra gli ingredienti possibili spuntavano anche uova di ape e di formica. Ma devo assaggiarlo.
Buona, vero? Hashtag cazzo che buono. E poi abbiamo preso anche quest'acqua. Il problema qual è? Che quest'acqua è costata soltanto 5 baht contro i 12-15 baht soliti dell'acqua normale. Quindi probabilmente la diarrea è in omaggio, perché sa esattamente di acqua del rubinetto di Zingonia. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video sulla roba da mangiare, spero vi siano piaciuti i templi, spero vi sia piaciuto tutto. Noi però adesso purtroppo dobbiamo scappare perché sono già le 7:20 tipo, e alle 7:30 chiude la lavanderia e dobbiamo andare assolutamente a ritirare i panni che abbiamo portato a lavare, perché domani noi voliamo verso sud e quindi domani andiamo a prendere l'aereo qui da Chiang Mai e voliamo in direzione Krabi. Quindi ci vediamo ad un prossimo video dalla Thailandia, mi raccomando. Nel frattempo vivete sano e passate tutta la notte sul cesso.